per l'associazione Papà Separati Lombardia oggi è una giornata importante. Beh, è un'ottima giornata, grazie sempre alla collaborazione che abbiamo con Matteo, che è un amico da tantissimi anni. Siamo riusciti ad attivarci su questo progetto di housing sociale su cui noi siamo molto attivi. Siamo attivi da anni, abbiamo vinto il bando col Comune di Milano dei beni sequestrati alla mafia. Già gestiamo come associazione da anni circa una ventina di situazioni dirette ed indirette tramite altre associazioni. E quello dell'housing sociale, quello della povertà che viene comunque distribuita, che è una realtà del nostro territorio ma di tutti i territori dovuti a separazioni e divorzi, noi interveniamo come possiamo, chiaramente abbiamo delle risorse limitate. L'intervento di oggi, la possibilità di oggi per noi, il fatto di essere qui oggi è un fatto assolutamente importante, perché dà la possibilità a tanti papà, potrebbe dare la possibilità a tanti papà che lavorano e che sono stati cacciati fuori di casa, che vivono in macchina, che vivono alienate, dormono all'Opera San Francesco, di avere un ambiente decoroso dove poter poi durante il fine settimana accogliere i figli, prendersi cura dei figli. Quindi questo è sicuramente un passo di civiltà, cioè per noi questo è un grande passo di civiltà. Noi anche negli appartamenti che gestiamo dei beni sequestrati alla mafia, tipicamente gestiamo monolocali o situazioni molto meno belle di queste, diciamo molto meno agevoli di queste, che poi abbiamo dovuto rimettere a posto con i nostri fondi.